con Andrea Martina e come sempre nell'ultima mezz'ora con un ospite. Questa sera gli ospiti sono due, è un grande piacere averli qua, ve li presentiamo: Maura Gangitano e Andrea Colamedici. Buonasera. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti. Grazie, grazie. È un grandissimo onore ospitarvi negli studi di Valvola. Questi due personaggi che vedete inquadrati dalle telecamere canale 19 del digitale terrestre o l'app gratuita Radiolinea numero 1 sono due filosofi. Sì. Ed è già questo una cosa straordinaria. Sì. Filosofi che fanno divulgazione, che stanno avendo grandissimo successo portando dei temi che apparentemente, ma solo apparentemente, sono molto alti al pubblico attraverso canali modernissimi, che sono i canali social. Si va da Facebook a Instagram. Voi tra l'altro, ho letto, avete una casa editrice, quindi avete cominciato a pubblicare dei libri, a fare proprio divulgazione a più livelli, il che insomma vi pone come dei personaggi molto molto particolari. E il fatto che avete un successo è secondo me una cosa meravigliosa, perché significa insomma che in giro forse cominciano ad esserci la percezione che la filosofia è veramente una cosa che ci riguarda tutti ed è la portata di tutti, certi sì. temi, certe riflessioni. E che in Italia con la cultura si mangia, certo è difficile, però, però si mangia. Si può vivere facendo filosofia e anche al di fuori dell'accademia, perché poi la nostra sfida è questa, il progetto Tlon, che è una serie, come dicevi, di cose diverse, quindi casa editrice, libreria, teatro, una serie anche di progetti collaterali, alcuni dei quali tra l'altro partiranno poi nei prossimi mesi. Questo progetto è anche una sfida, quindi parlare di filosofia alle persone, a tutte le persone interessate, quindi sia laureate in filosofia, professori e professoresse di filosofia, oppure persone che non hanno mai studiata, e farne imprenditoria, quindi fare in modo che il progetto si sostenga da solo. Allora, voi venite da un percorso di studio ovviamente che ha a che fare con la filosofia, poi immagino avete fatto delle specializzazioni, ma come vi è venuta l'idea di portare questo argomento, queste tematiche, magari poi applicandole ai casi concreti come fate ogni giorno sui vostri canali al grande pubblico? Ma perché in tanti ci dicevano la filosofia fa schifo. Allora, è noiosa. Aspetta, guarda, c'è qualcosa che non sai. No, forse sì. Tu conosci una versione banalizzata e ridicola della storia della filosofia. Bravissimo, che è quella che si studia al liceo. Quella esatto. È la storia della filosofia. Quella non è filosofia. No. Per fare filosofia c'è la necessità di altro, c'è proprio la necessità di mettersi in relazione con l'altro, di dialogare, di incontrarlo, di toccarlo, di darsi fastidio in un certo senso. Se tu invece stai lì e ripeti le pensatone, dici Kant ha fatto la grande pensatone, certo. Poi è arrivato Hegel, ne ha fatto una più grossa, adesso la pezza più grossa. E tu la devi imparare a memoria. Non è più nemmeno. Come odiare la filosofia. Se ci pensi, la Divina Commedia imparata a scuola è terribile, no? Perché tu stai prendendo un capolavoro dell'umanità e le stai usando per fare del male alle persone. È una cosa pazzesca. Sono traumi da cui non si esce, cacchio. Sì, immagini una tortura peggiore che usare la bellezza per fare bruttezza. Vero. E allora con la filosofia abbiamo deciso di fare la stessa cosa, cioè di riconsegnarla al bello e di dire guarda che la filosofia è una cosa interessante. Quella che tu chiami fame di spiritualità fricchettona, quella tua ansia di andare a cercare i mondi invisibili altrove, in altre culture, intanto esplora quella cultura occidentale che t'ha formato. Che hai sotto mano, tra esatto. l'altro. Entra dentro Epitteto, scava dentro Socrate, sguscia dentro Marco Aurelio e vedrai che lì dentro troverai un sacco di domande uguali alle tue. Cioè tutti questi tizi non stavano lì non semplicemente erano, perché certo. Volevano fare la pensata, ma perché avevano le tue stesse esigenze, i tuoi stessi certo. dubbi, e avevano del tempo per farla fiorire quella roba. Però ragazzi è troppo facile per voi, nel senso che avete questa grossissima capacità di cui è impossibile non darvi atto, di capacità fabulatoria, vero. Di divulgatori, siete bravissimi a parlare e questo rende semplice quello che per chiunque altro magari con dei titoli, con delle conoscenze straordinarie, ma se manca la capacità di affabulare, di divulgare, di spiegare le cose in maniera semplice ma anche avvincente, non si va da nessuna parte, il che ovviamente vi rende onore. È vero che abbiamo fatto tante esperienze nel corso degli anni, però in realtà questa cosa l'abbiamo scoperta. Cioè personalmente io non penso neanche adesso di essere così brava a comunicare, però siccome mi viene detto molto spesso esattamente questa cosa, poi alla fine ne abbiamo preso atto, che poi è anche un po' il modo in cui è nata Tlon. Cioè è nata inizialmente come attività culturale, poi noi abbiamo cominciato a fare video, a scrivere post e ci siamo resi conto dell'impatto che arrivava. Cioè è stato l'impatto a portarci a pensare che forse quelle cose che magari di cui parlavamo tra di noi potevano essere interessanti anche per il pubblico. Allora, Tlon è il progetto, diciamo il nome del progetto che poi si declina in varie cose, no? Innanzitutto, perché Tlon?
Cioè, Tlon, ha una spiegazione. Sì, sì, Tlon viene da Borges, il più grande scrittore di tutti i tempi, sì. Jorge Luis Borges, che è stato un clamoroso inventore di mondi e narratore di mondi, sì. E tra questi mondi ha inventato il pianeta proprio Tlon, okay. Che è un pianeta che sta in una delle sue raccolte ed è un pianeta che ci ricorda costantemente quanto l'immaginazione crea. L'immaginazione inventa mondi e se tante persone che hanno un'istanza simile si mettono insieme a immaginare forte forte, quella roba lì si manifesta, nel bene e nel male. Certo. Ecco, quindi ti ricorda da una parte che se ci sono delle storie che tu ti racconti, poi alla fine quelle storie rischiano di influenzarti nel, appunto, positivamente o negativamente, e quindi di creare anche delle situazioni che non esistono, di creare delle fake news, di creare delle, come dire, delle banalità a cui poi tutti quanti cominciano a corrergli dietro. Ma d'altra parte significa anche che se tu sai raccontare bene le storie, ed è quello che cerchiamo di fare, perché ci sono delle storie fenomenali che bisogna saper raccontare, allora lì le persone ti ascoltano e cominciano a disporsi diversamente. Platone parla di periagogè, cioè di ribaltare l'anima, rivolgere l'anima altrove, e questo è quello che cerchiamo di fare, non tanto mettere nuove nozioni quanto proprio di far spostare l'approccio, la prospettiva. Avete capito, ragazzi, per quale motivo è una figata ascoltarli? Per chi non li conoscesse, Tlon, pagina Facebook, Instagram, e poi ho visto che fate anche podcast con, sì, con approfondimenti tematici, no? Dedicati ai vari... filosofia del Novecento. Ai vari filosofi. Sì, scuola di filosofie. Molto. Dove li troviamo, per chi fosse interessato? Scuola di filosofie si trova su Audible. Ok, Audible. Sta uscendo la seconda stagione, però in realtà sulle piattaforme gratuite si trovano gli audio di una serie di altri video. Ok. Quindi se ci cercate anche su Spotify, Spreaker, si trovano tante cose. Siete venuti a trovarci dalle nostre parti, noi mai lo sapete, siamo la sede distaccata di Radiolinea che ha sede a Civitanova Marche, andiamo in onda da Pesaro. A Pesaro in questi giorni c'è Pop Sofia, che è un festival dedicato proprio alla filosofia declinata e divulgata, diciamo, in maniera semplice, attuale e anche molto figa, tra l'altro, perché dicevate fuori onda che questa sera parlerete di... Black Mirror. Black Mirror, okay. Che è la serie di Netflix. Esatto, okay. La serie di Netflix, e faremo una conferenza interattiva cui le persone potranno decidere il corso della conferenza attraverso le storie di Instagram, i sondaggi, e quindi decidere da che parte andare. È come Bandersnatch. Esatto, ispirato a quello a dicembre. Sì. E quindi racconteremo la filosofia di Black Mirror e non solo, attraverso appunto gli spostamenti che il pubblico ci chiederà di fare. Okay. Poi ci sarà una sorpresa, ma non la rivediamo. No, ci mancherebbe. Per tutti gli appassionati, questa sera a Pesaro, in centro, Palazzo Mazzolari Mosca, se non ho capito male, per Pop Sofia, che poi andrà avanti fino al prossimo weekend. Ragazzi, la domanda è diritto: qual è la vostra valvola? L'abbiamo detto fuori onda, cioè la mia valvola di sfogo in questo, momento. Certo. In questo momento me l'ha suggerito lui. Io ascolto audiolibri, studi sociologici, cose pesanti, politica internazionale, e sotto gioco con le palline. Quindi mentre ascolto questi audiolibri molto impegnativi, poi alla fine faccio esplodere le palline nel giochino sul cellulare, che non è una cosa che faccio di solito, ma in questo periodo molto. Okay. A livelli patologici. A livello, sì, okay. Confermi, insomma, sì, il livello patologico. La tua invece? La Roma. La Roma intesa come squadra di calcio. Sì, no, beh, Roma è patologica. Invece io nei confronti della Roma sono patologico. Ma lo diceva anche Pasolini, nel senso, il calcio è l'ultimo rito religioso rimasto. È vero, sai. E il capocannoniere, diceva Pasolini, è il grande poeta dell'anno. E in linea di massima a me piace la poesia, perché poi appunto lui distingueva tra poeti e prosatori. I poeti erano quelli che facevano i dribbling, i prosatori erano quelli che facevano il catenaccio. A me piacciono i poeti. Certo. Ah, okay. Sì. L'estro e la fantasia al potere. Esatto, diciamo. Esatto. Gervigno, per dire. Esatto, bravo. Giusto per stare sulla stretta attuale, che è finito in Cina, tra l'altro. Sì, poi è tornato in Parma. Vabbè. È in giro. Tra l'altro è fantastico, perché uno dice: vabbè, un filosofo, uno abituato a pensare, eccetera. Filosofo è una persona normale che fa cose normali. Certo. Heidegger era un ossessionato da Franz Beckenbauer, per dire. Per esempio. Sì, ma sono grande appassionato, appunto, Pasolini, Carmelo Bene, sono stati grandi appassionati di calcio. Pasolini era un'ala destra fenomenale, ad esempio. Proprio giocava. Giocava, sì, è vero, vero. Fantastico. Carmelo Bene il Milan. Milanista Carmelo Bene. Van Basten per lui era l'idolo assoluto, e Michael Jordan andando a prendere. Lui dice: il grande attore, il grande personaggio è Michael Jordan. Difficile dargli torto in entrambi i casi. Tra l'altro, pur non essendo milanista, però insomma, come fai a discutere? Seguendo il vostro canale Tlon su Facebook, e poi insomma i vostri video che circolano sul web, è molto interessante, ve lo dicevo anche prima fuori onda, il fatto che siete straordinariamente capaci di affrontare temi di stretta attualità declinandoli proprio in una maniera
filosofica, in una maniera ragionata, sensata. Questo spesso anche andando proprio su temi che poi spesso sono divisivi. Per esempio, tema Sea Watch, Carola Rackete, giusto, sì. Si chiama la comandante, eccetera, la decisione del GIP, che è un tema attualissimo di questi giorni, che sta facendo molto discutere. Io ho visto un tuo video nei giorni scorsi in cui affronti la questione. E tra l'altro la cosa bella è che al di là di quello che uno pensa prima, dal punto di vista proprio dell'approccio, il modo con cui voi vi relazionate alla stretta attualità è in grado di far riflettere. Sì, perché lo scopo non è raccontare le cose che vedi ovunque, cioè non è condividere gli articoli che vedi ovunque, dire le cose che dicono tutti gli altri. Il tentativo dei filosofi è quello di dare fastidio e di far fare delle domande. Quindi personalmente, soprattutto quando vedo questi fatti di attualità, mi interessa dare proprio delle pillole di filosofia politica, che sono delle cose che secondo me dovrebbero essere di dominio pubblico, purtroppo non lo sono, per cui ho approfittato di quell'occasione per mettere l'accento sull'idea di disobbedienza civile, che è una cosa che in Italia è poco conosciuta e poco praticata, ma che è importante conoscere, e questo appunto cerchiamo di farlo quando possibile. Certo. Così come, per esempio, non l'ho ancora realizzato questo video, però ci ho già lavorato sulla moneta Libra, quella che, di Facebook, di cui ha parlato Facebook, sì. Non parlando dal punto di vista economico, perché non siamo economisti, certo. Ma dal punto di vista filosofico, politico, è interessante delle relazioni, perché può veramente rivoluzionare e anche distruggere, sì, tutto, certo. Per la potenza che ha. Quindi quello che cerchiamo di fare è ovviamente recepire quello che accade nell'attualità, non far finta di niente, perché tanti filosofi lo fanno, ma parlarne non per dire quello che legge ovunque, ma per raccontare la questione da una prospettiva diversa. E l'approccio, ve lo chiedo da persona, ovviamente non ai vostri livelli e non con i vostri contenuti, ma che comunque si relaziona con un pubblico che ha degli ascoltatori, quando affrontate temi molto divisivi, andate incontro a discussioni, a frizioni con il vostro pubblico, oppure la questione si riesce a mantenere su un equilibrio civile? Perché sai, poi con i social di questi tempi soprattutto, no, è facile che sparino sì. Poi fa caldo, si sente, la temperatura si sta alzando anche lì. No, ci sono, ovviamente magari arrivano delle persone che non ci conoscono e che ci insultano. Okay. Ci sono state delle occasioni in cui personalmente ho ricevuto migliaia di insulti nel giro di poche ore. E poi ovviamente si impara anche a farseli scivolare addosso. Certo. Ma in generale in realtà le persone che ci seguono attivamente lo sanno che il nostro punto di vista è sempre un punto di vista particolare. Certo. Che magari potrebbero non essere d'accordo con quella specifica cosa, ma in generale comunque il nostro punto di vista è interessante. A noi non interessa essere autorità a cui devi sempre dire di sì, con cui devi essere d'accordo, ma delle persone che cercano di essere autorevoli nel loro campo, con cui puoi creare un dialogo. Quindi a noi interessa che quel dialogo ci sia, però ci devono essere delle premesse, certo, condivise, quindi anche un rispetto nel linguaggio. Ho visto che, non so se è una tendenza o una casualità, tu vai più spesso in video, giusto? Sì. Tendi sempre più a fare a dare le tue riflessioni, i tuoi contenuti attraverso dei filmati. Tu è più facile che magari pubblichi dei post scritti, sì. Quindi in carta. Come mai questa scelta? A un certo punto ci siamo accorti che andavamo in questa direzione. Si tratta anche di riuscire ad assecondare quella che è il tuo talento naturale, no? Come riesci a raccontarti meglio. Noi ci troviamo bene a scrivere libri insieme, principalmente a fare conferenze insieme. E poi attraverso i social abbiamo trovato questi due canali paralleli in cui io scrivo di solito dei post e lei fa di solito dei video. Quello che ci interessa in linea di massima è prendere i punti esclamativi e storcerli. Cioè andare lì dai duci e ducetti di turno che ti mettono il punto esclamativo di fronte e dicono: è così? Dite, aspetta un attimo. Guarda che forse non è proprio. Esatto. E far vedere che in realtà è molto più interessante avere delle domande davanti. E una domanda che ti si para davanti, ti sta dicendo: ehi, fammi... Cioè, come dire, scompattami, è un file zippato che tu devi aprire, non devi darlo per scontato. Una volta che tu lo apri ti accorgi che dentro c'è un sacco di materiale per pensare per anni. Tu per esempio in questi giorni hai postato un post in bacheca legato al tema dei migranti, facendo un paragone tra il migrante che viene visto come un problema, un qualcosa, una zavorra di cui liberarsi il prima possibile, e invece paradossalmente il fatto che sui social questo legame con gli animali, quando vengono mostrati gli animali che sono in difficoltà, suscita sempre una gran tenerezza e una gran partecipazione, facendo questo paragone. Sì, allora abbiamo detto: senti, ma se mettessimo sullo stesso barcone il migrante ed il cane, manderemmo in shock cognitivo la persona che ama i cani e che è convinta che bisognerebbe salvare tutti i cani, ma che è disposta ad ammazzare degli esseri umani, certo, in mezzo, certo, all'acqua. Ecco. Allora abbiamo detto: cos'è che accade a queste persone dentro di loro? Perché non riescono a riconoscere un senso d'amorevolezza generale verso il vivente e invece lo vincolano semplicemente all'interno di un animale?
sociale. Lo fanno non perché gli animali, non è una critica agli animali, qualche animalista è uscito fuori, voi odiate i cani? Immagino, certo. I cani siamo antispecisti. Anche perché concludiamo dicendo appunto non abbandonate né gli esseri umani né i cani. Certo. Infatti che ci sono delle persone che hanno rinunciato alla propria innocenza e l'hanno proiettata interamente sul cane di turno. Hanno rinunciato proprio alla propria umanità e quella non la trovi più. L'unica cosa che riescono a fare è considerare loro proprietà gli animali e allora si muovono sempre in ottica capitalistica, consumistica quando amano un cane. Non è che stanno davvero amando un'altra persona. Okay. Amano possedere un altro essere vivente. E allora abbiamo giocato su questo. Sono arrivati un po' di insulti, ma tanta gente che ha capito e il video ha fatto un bel giro. Poi alla fine si tratta di riuscire a raccontare attraverso questi strumenti le stesse cose che dicevano tanti altri prima di noi. E far riflettere. Perché poi in realtà al di là della posizione prevenuta per cui uno legge a prescindere e comincia a insultarti, ma magari uno si sofferma e dice aspetta un attimo, perché magari la mia opinione non è per forza giusta o per forza sbagliata. La tua può darmi un contributo, io la leggo, rifletto e magari faccio un passo avanti. Perché poi alla fine si fa tutto per cercare di fare uno scattino avanti tutti quanti verso una direzione sensata. Usiamo tanto le antilogie sofistiche, cioè che sembra una supercazzola, ma non lo è un esercizio semplicissimo. È un esercizio semplicissimo che si faceva nella filosofia antica, che si tratta semplicemente della capacità di fare il discorso opposto a quello che tu credi. Quindi se tu credi che l'acqua in bottiglia di la plastica sia tutta da, appunto, dovremmo evitare di usare la plastica, in realtà fai il discorso inverso e quindi spieghi perché bisogna invece utilizzare tantissima plastica. Questo ti serve per cambiare idea? No, ma per capire meglio qual è il modo di pensare di chi invece la pensa in maniera diversa da te. E anche per spostarti, cioè proprio per spostare la tua attenzione da quel discorso che diventa un dogma, per cui non riesci, e questo accade in tantissimi nell'alimentazione, appunto, in tantissimi ambiti, spostarti e quindi comprendi, cioè avere una visione più complessa delle cose è molto utile. Si faceva 2500 anni fa e dovremmo ancora farlo. E non farebbe schifo ricominciare ogni tanto, di tanto in tanto, su qualunque tema, a qualunque livello. Serata torrida nel basement, come ormai abitudine, non sono abituati i nostri ospiti, a cui causiamo dei traumi notevoli che immagino poi si ripercuoteranno sui prossimi incontri, sulle loro teorie, sui prossimi filmati. Cioè se sul prossimo post di Maura troverete una Maura a cui girano i coglioni a mano, è colpa nostra, perché qui dentro... Scusaci in anticipo, Maura. Maura Cangitano e Andrea Colamedici, progetto TLON, filosofia applicata alla divulgazione, quindi insomma letta, approcciata e vissuta in un modo molto semplice, molto avvincente, che fa riflettere, partendo anche dalla stretta attualità. Però voi siete anche una coppia. Ok, vero? Sì. Ancora guarda lui che faccia. Dice, annuisce, però dice faccia rispondere a lei, perché si sa mai che se ne va a finire. Sì. Cioè, è successo con una coppia di amici che diceva ma come vi siete conosciuti? Io ho sbagliato un dettaglio. No. È stato un tragedia. Però una sera. È successo 8 anni fa. Ce l'avevo fresco, figurati adesso. Però vedi che un filosofo è uno molto attento alla realtà e fa tesoro degli insegnamenti. In questo caso l'insegnamento era silenzio, facciamo parlare. E com'è lavorare insieme? È impegnativo. In realtà è stata una scelta che abbiamo fatto da subito. Cioè da subito avevamo idea di voler lavorare insieme. Poi soprattutto abbiamo anche 2 figli insieme. Quindi la scelta è stata anche quella di stare molto tutte e due con i bambini. È impegnativo sicuramente. Per quanto ci riguarda però... sarebbe difficile vedere proprio le nostre giornate in maniera diversa, ed è anche un po' il segno di quello che facciamo, nel senso che poi quello che voi vedete sulle pagine o negli incontri dal vivo è il frutto del nostro dialogo ossessivo costante, soprattutto durante i viaggi in macchina. Viaggi in macchina noi parliamo perché ci vengono le idee migliori, e c'è nostra figlia che spesso ci interrompe dicendo ma la volete smettere di parlare? Infatti stavo per chiedervi, i vostri figli quanti anni hanno? Che età hanno? 5 e 8. 5 e 8, quindi 5 magari ancora no, però 8 già, insomma, comincia a dire percepisce. Ariga è filosofa lei, eh? Sì. Per forza li vogliamo salutare, come si chiamano? Maddalena ed Enea, un grosso abbraccio. Due genitori fantastici, anche se ogni tanto vi fanno un po' girare, però sappiate quando crescerete capirete. Ragazzi, progetto TLON, pagina Facebook, avete Instagram, poi c'è su Audible tutte, come si chiamano, monografie, come Scuola di,
filosofie. Scuola, sì, sono delle puntate su filosofie e filosofi del Novecento. Sono okay. Adesso 36, quindi 36, 36 ore d'ascolto. Bell'8 luglio. Bella storia da tenere magari con voi nel vostro smartphone. Sì, 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 c'è chi l'ascolta per dirti facendo jogging, chi in bagno. Questa cosa è incredibile, no? Cioè, ci raccontano che proprio mentre loro si trova il proprio spazio. Stimola. Stimola. Quello è un momento di grande riflessione, almeno sì, per me, quindi in effetti ci sta. Che... Sì. Avete un'estate pienissima di impegni, siete a Pesaro questa sera, abbiamo detto Palazzo Mazzalari Mosca nell'ambito di Pop Sofia e poi... Poi siamo a Gavoi per l'Isola delle Storie in Sardegna domani. E poi in realtà ci fermiamo per qualche giorno, faremo qualche altro incontro in giro, però poi riprendiamo con il festival dal 27, saremo a Cremona, di nuovo Pop Sofia, stavolta a Civitanova, poi in Sicilia, poi a Sogliano sul Rubicone, saremo molto in giro. Comunque diamo informazioni sui nostri social. Bella, bella storia il fatto di viaggiare, vi ritaglierete un paio di giorni in Sardegna approfittando del mare. Sì, uno. Sì. Ah, sì. Sì. Uno pieno però. Bravi ragazzi. Ti ho detto che è bellissimo. Ragazzi, è stato un grandissimo piacere avervi nostri ospite. Grazie di essere stati con noi. In bocca al lupo per l'estate e per i vostri progetti. Grazie a voi. Grazie. Ragazzi, Andrea Colamedici, Maura Gangitano, Tlon.